Buongiorno e ben ritrovati nello studio di Riviera24.it. Continuiamo il nostro percorso verso le elezioni regionali alla scoperta dei candidati del Ponente Ligure. Lo facciamo con Chiara Cerri. Buongiorno. Buongiorno. Chiara Cerri è candidata per Forza Italia alle elezioni regionali a sostegno della candidatura di Bucci presidente e anche un volto noto del Consiglio Comunale di Taggia, essendo stata vice sindaco fino a poi quando è diventata consigliera regionale, oggi capogruppo di maggioranza. Esatto. Ripartiamo dal lavoro di questi ultimi 4 anni. Sono stati 4 anni intensi. Diciamo che l'esperienza da consigliere comunale a consigliere regionale, il salto è grande, ma di sicuro la mia esperienza nell'ente locale mi ha aiutato perché sono riuscita a comprendere forse meglio le esigenze del territorio e a trasformarle in richieste che si potessero attuare poi anche in regione. Uno dei compiti che la inorgoglisce di più è quello che ha svolto all'interno della Commissione Speciale Antimafia. Sì, è stata una fortuna, diciamo, essere stata eletta all'unanimità proprio a fine della nostra legislatura come vicepresidente della sesta commissione. È una commissione particolare perché intanto è presieduta dall'opposizione, Roberto Centi era il presidente, un collega di Spezia. E ti posso dire che la cosa bella di quella commissione è che tutti i provvedimenti, o quasi tutti, passavano all'unanimità. Si lavorava in armonia per un fine ultimo, per il bene comune. Quindi è stata proprio un'esperienza, poi io sono avvocato di professione. Quindi diciamo che l'esperienza era quella forse più vicina alla mia mentalità. Quello dell'antimafia è un argomento di attualità. I due candidati alla presidenza, Orlando e Bucci, si stanno anche battibeccando su chi si è impegnato di più per l'antimafia. Il centrodestra che cosa ha fatto in questi 4 anni? Intanto ho istituito questa commissione, nata proprio nella penultima, scusami, legislatura, ma attuata in questa legislatura di cui io faccio parte. All'inizio non ero in questa commissione, facevo parte di un'altra commissione speciale, oltre a quelle permanenti che erano la terza e la quarta, era quella sullo studio del PNRR. Poi mi è capitata questa occasione di poterne fare parte e lì sono proprio arrivata al momento in cui stavamo lavorando su un testo di legge che ha portato poi all'emanazione di un bando per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, bando che si è chiuso il 30 settembre, che ha visto arrivare più domande di quelle che potranno essere finanziate. Perché c'è stata una dotazione di 600.000 euro messa a bilancio quest'anno per la prima volta e le domande sono arrivate per quasi 900.000 euro, credo. Quindi in gran parte verranno soddisfatte. Credo 9 comuni e 7 progetti di questi verranno già ampiamente soddisfatti. Questa legislatura si è interrotta, come tutti noi sappiamo, anticipatamente. Se dovesse essere riconfermata consigliera regionale, da dove riprenderebbe? Prima di dirti da dove riprenderei, voglio fare un inciso proprio sulla fine di questa legislatura. Purtroppo, e dico purtroppo perché per me era un'esperienza unica, proprio nata con un movimento civico in cui ho creduto e che non rinnego assolutamente. Il Presidente e il nostro gruppo ha fatto tutto quello che ha potuto per il bene della Liguria. Stavamo portando avanti iniziative sia sotto il livello della formazione, della promozione territoriale, i vari bandi, i voucher, asili nido, cioè tutte iniziative che spero vengano riprese e che sono nel programma di Bucci. Quindi, riagganciandomi alla tua domanda, spero che tutto ciò che di buono si stava facendo in Regione Liguria a vantaggio delle famiglie venga ripreso e ampliato e se si può anche incrementato. Sto pensando anche ai trasporti, avevamo tanto discusso e aperto un confronto con Trenitalia, perché sappiamo che qua nel Ponente noi siamo molto svantaggiati sulla linea ferroviaria. Io in prima persona mi sono battuta per piccole battaglie, magari il famoso Intercity delle 7. Che parte da Taggia prima non c'era. Le mie lettere con Trenitalia per dire è assurdo che un bacino così grosso come quello della Valle Argentina, con una stazione così imponente come quella di Taggia, non venga servito dall'Intercity che i pendolari prendono. È stato messo 2 anni fa per fare una prova. Io mi ero scritta con Trenitalia, proprio come si fa alla vecchia maniera, mi era stato risposto: monitoreremo a secondo le presenze, ora è confermato. Io nel mio piccolo partivo alle 6 per venire qua a Sanremo, non sapevo dove lasciare la macchina. E poi il treno c'era alle 7. Ora con l'ampia stazione di Taggia con tutti i parcheggi, siete voi di Sanremo che venite da noi ad Arma, parcheggiamo, è comunque un treno molto utilizzato. Io vado in treno, quindi diciamo che vivevo i disagi di chi usa questo mezzo di trasporto anche per alternativa alle nostre autostrade. Sappiamo la situazione, sappiamo che Regione ha aperto un tavolo di confronto con i concessionari di autostrade, che non erano diretta responsabilità nostra, un problema che dobbiamo comunque far nostro perché ha danneggiato il turismo. Le spiagge e anche noi lavoratori, ti ripeto, io andavo in treno per essere sicura di arrivare. Però i treni vanno tenuti ovviamente bene. Ora una flotta di treni nuovi è stata messa a disposizione del territorio. Quando si risolverà il problema di elettrificazione su Ventimiglia, verrà completato un lavoro iniziato da anni e soprattutto si spera sempre che nei periodi di maggior flusso turistico vengano sempre messi a disposizione treni stagionali per
per i grandi trasporti tra Milano, Piemonte e la nostra regione e la nostra provincia soprattutto. Lei ha detto in maniera molto esplicita che non rinega nulla di quello che è stato fino ad oggi, il percorso in Cambiamo al fianco del presidente Totti, però oggi aderisce a Forza Italia. Qual è l'obiettivo che vi siete dati? L'obiettivo è questo. Intanto il movimento civico è importante, però quando il capo del movimento civico è venuto a mancare, diciamo, per le vicissitudini che sappiamo, tutti siamo rimasti un po' spaesati perché lui era il nostro frontman, era la nostra guida. In tanti abbiamo pensato che forse trovare casa in un partito comunque strutturato e che possa portare avanti, anche se non c'è una guida unica, ma sai, i vari, come funzionano i partiti, io non ero abituata, quindi ci saranno dei commissari, ci saranno dei coordinatori, quindi avere una rete che possa magari portare avanti un progetto anche in assenza di uno o un altro. Questa è la cosa che mi ha spinto a cercare una casa in un partito. Poi le elezioni europee mi hanno già fatto avvicinare, me come tanti altri, a Forza Italia. Vedere come si sta muovendo Forza Italia in Europa ha rafforzato la mia convinzione, quindi per me è stata naturale la scelta. Da moderata come sono, più in là di Forza Italia non potevo andare. E sono contenta perché vedo che è un progetto nuovo, c'è tanta gente nuova, tra virgolette, nel senso amministratori, che vorrebbero entrare in questo progetto, sai, piano piano secondo me si può fare qualcosa di bello tutti assieme.